Allora, ciao a tutti gli accordiani, oggi finalmente siamo ospiti dei nostri amici Tommasone qui a Bologna per provare questa ormai famosa, da quanto se ne è parlato, Gibson Darkfire. Siamo in compagnia di Claudio Adamo, Product Specialist per Gibson, quindi diciamo la persona più indicata per farci vedere come funziona questo strumento, e quindi passo già a lui direttamente la parola, ci illustrerà un pochino le novità che una chitarra così tecnologicamente avanzata, almeno per quello che per come ci è stata presentata, ha da farci vedere. Oh, la Darkfire. La Darkfire non è altro che la Robo Guitar 2, chiamata Darkfire giustamente per dargli un nome diverso. Allora, la prima innovazione di questa chitarra sono le meccaniche. Le meccaniche nella Darkfire sono molto più piccole rispetto alla prima edizione della Robo Guitar e sono anche molto più veloci. Ci abbiamo già visto l'esempio, sì, possiamo sì. farlo vedere. Allora, ci metteva quanti secondi la Robo Guitar? La Robo Guitar, la prima Robo Guitar da accordatura 4,40 standard a un sol aperto ci impiegava dagli 8 anche 10 secondi. E invece questa qua ci impiega un tantino di meno, direi. Allora, prima di tutto funziona come la Robo Guitar normale, tiro fuori il master control. Ora sono in accordatura standard 4,40 e voglio selezionare l'accordatura di sol aperto, quindi do una pennata, seleziono il sol aperto. Siamo accordati in sol aperto. Velocissima. Abbastanza veloce. Quindi da accordatura standard a G sol aperto ci abbiamo impiegato più o meno un secondo e mezzo. Ora io voglio tornare all'accordatura standard. Master control, non seleziono niente, pennato. Già fatto, siamo accordati in sol aperto. Ovviamente abbiamo un numero completo di accordature, esatto. Cioè non c'è solo la... Ci abbiamo un tot di accordature. Poi le vediamo nel dettaglio. Esatto. Possiamo richiamare anche altri tipi di accordatura che la Robot non aveva. Mm-hmm. Questo è uno degli aspetti della Gibson Darkfire. Esatto. Che intanto dico subito, rispetto alle foto che avevamo visto dalla rete, è molto più bella davvero che non... L'aspetto tecnologico o innovativo successivo invece riguarda anche la parte del tono della chitarra. Che viene chiamato Camelon Tone, quindi tono camaleonte. Con questo tono camaleonte abbiamo possibilità di giocare con i toni della chitarra. Abbiamo 8 tipi di toni differenti che possiamo selezionare sempre con questo master control. Quindi il master control del robot della Darkfire, oltre a fare le accordature, ci permette di selezionare i pick up, quindi fare questo camaleon tone, che specifichiamo va ad agire sulle parti analogiche della chitarra, esatto. Non su quelle cioè non fa niente digitale in sostanza, almeno questo è da pure, ma va a lavorare sulla fase dei pick up, sugli splittaggi delle bobine, eccetera. Esatto. Quindi anziché avere switch particolari, 200.000 pomellini, push-pull, lui ha una centralina interna che controlla queste opzioni. Sì. Proviamo allora, a vedere. Per esempio, faccio un accordo giusto per farvi sentire il suono. Questo è il nostro classico tono di un humbucker, il nostro classico suono di un humbucker. Questo è P90 Gibson. Ora voglio fare un suono funk, per esempio. Master control, seleziono C, che sta per Camelon. Premo una volta. Ora, una volta che premo, io posso selezionare una lettera. Su ogni lettera corrisponde con un tono. In questo caso il tono funk sulla D.
Ed è anche bello perché quando seleziono il tono mi compare la scritta funk. Allora, Ah, quindi sulla lettera, sì, vero? Sì. esce scritto. Sì. Ora F sta per funk. Certo. Quindi, ricapitolando, ho selezionato C. Da C lo premo una, C la premo una volta, Quindi entro in modalità esatto, camaleonte, no? modalità camaleonte, dopodiché seleziono la lettera interessata, senza premere niente, lascio un mezzo secondo e mi seleziona il suono funk. L'opzione. Ora, una volta che lui ha riconosciuto il suono funk, chiudo il master control e ora in teoria. Un suono Suono completamente funk, diverso. la differenza si è sentita, Beh, immagino. capacco. Quindi abbiamo, oltre al suono funk, abbiamo il classic suono Gibson, abbiamo il suono Delta Blues, abbiamo E il dopo suono. li proviamo Sì, li possiamo provare con calma. tutti e quindi abbiamo questi toni, possiamo giocare con tutti questi toni Diciamo e. che è sicuramente l'aspetto tecnologico ci viene incontro nel momento in cui noi vogliamo andare a sfruttare appieno le Esatto. caratteristiche dei nostri pick-up, laddove avremmo dovuto avere degli switch su ogni Esatto. pomello, dei push-pull, voglio dire, e degli switchini, lui riesce a fare una Abbiamo cosa molto più solo semplice. il master control. E poi oltre a questo probabilmente interviene anche su altre cose, però Sì, 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 al sì, momento sì, sì, sì. non ci è dato sapere questa cosa Sì, perché Gibson è rimasta un po' abbottonata, esatto, no? esatto. Comunque è molto facile da usare. L'unica cosa è giocarci, quindi per noi chitarristi giocare significa. Perdersi del gran tempo. Sì. Esatto, Poi c'è da esatto. dire che c'è piezo elettrico, che in Esatto. questo caso non è una novità epocale, però insomma aggiunge la chitarra. Una cosa che insomma è comoda, anche se questo sì, è una peculiarità che si può già ritrovare anche in altre cose, però diciamo aggiunge completezza a quella che vuole essere una chitarra veramente dinamica, cioè Esatto, l'obiettivo è quello lì. esatto. L'obiettivo è Quindi il quello. piezo elettrico che lo troviamo qui, loro dicono, Gibson dice, possiamo fare un blend. Cosa significa un blend? Significa combinare i suoni dei pick-up con il piezo e quindi avere veramente, cioè, una grossa, diciamo, selezione di suoni. E possiamo anche controllare il volume, del piezo. Quindi con lo switch, il classico switch che ci seleziona i pick-up, ci hanno fatto una piccola modifica, posso avvicinarmi, ecco, lo switch, selezioniamo i pick-up, quando il piezo funziona, noi possiamo ruotare in senso orario lo switch e quindi regolare il volume del piezo. Fantastico, direttamente da lì. Sì. Sì. Che più c'è da dire? Ci sarebbe. Io direi che la facciamo sentire un po' adesso, facciamo sentire un po' di Sì, suoni. ti voglio. Mi rendo e Sì. mi accingo in questa Lascio ardua suonare la impresa. chitarra ai Ok, chitarristi. allora facciamo così.